L'AVS nasce durante il convegno Evangelizzazione e Promozione Umana, il che dà il quadro di dove nasce, perché era un convegno dedicato all'evangelizzazione, però che si esprime attraverso il servizio e nella commissione sull'emarginazione, quindi ancora un'altra caratteristica dell'anno di volontariato sociale. E quindi questo aspetto mi sembra particolarmente importante perché dà l'avvio a un'attenzione particolare, privilegiata alle persone più povere, quelle che non hanno voce, come si diceva in America Latina a quel tempo, le persone senza voce, senza salute, senza famiglia, senza tetto, eccetera. Quindi questo è il contesto principale. Però un altro aspetto particolare è che era in particolare era collegato all'obiezione di coscienza e servizio civile, che non esisteva per le donne, quindi era necessario offrire alle giovani donne un'opportunità di impegno per la pace, per la non violenza, che così avrebbero potuto esprimere attraverso un servizio, perché anche la violenza nei confronti delle persone che le porta ad emarginarsi è qualcosa di negativo e che deve essere superato quindi attraverso il servizio. Ancora un altro particolare è che nasce in contesto europeo, perché in altri paesi d'Europa già esisteva, quindi dà la possibilità di confrontarsi con altre esperienze di altri paesi e anche di lavorare insieme con altri paesi e in fondo un anticipo di quello che poteva diventare il discorso europeo. Poi un ultimo aspetto è la specificità femminile, anche se c'erano alcuni ragazzi che facevano il servizio civile perché erano stati riformati dal servizio militare, questi ragazzi accoglievano, però la maggior parte erano donne. Quindi la cosa più importante che loro sottolineavano era la non violenza e la pace espressa attraverso il senso dell'accoglienza, della diffusione di una cultura di servizio e di solidarietà e di pace in una realtà che non diceva di esprimere questi valori. L'avvio per quanto riguarda Caritas Italiana è stato con una commissione che doveva studiare l'anno di volontariato sociale, quindi una commissione a quale avevamo chiamato sia le associazioni e i gruppi di volontariato che operavano nel settore dell'emarginazione, sia altre persone interessate a questo discorso, sia delle donne, sia del servizio. E quindi abbiamo costituito questo gruppo che si riuniva periodicamente per riflettere sul significato da dare e sulla impostazioni da dare a questo servizio e questo si è sviluppato per parecchi mesi, finché poi è nata l'esperienza dell'anno di volontariato. Le caratteristiche principali le abbiamo delineate con Don Giuseppe Pasini quando siamo stati invitati a un convegno a Vicenza per i 25 anni dell'anno di volontariato sociale. Siccome Vicenza era stato il primo luogo dove si è avviata ufficialmente questa esperienza attraverso il vescovo Monsignor Onisto, che aveva dato il mandato a quattro ragazze di essere segno dell'amore della Chiesa nella diocesi, in questa realtà sociale e ecclesiale, e si è pensato di fare questo di festeggiare questo anniversario. Ci hanno invitato sia Don Giuseppe che io, ma non ci siamo potuti andare per motivi di salute. Peccato, però abbiamo cercato di parlare delle caratteristiche. Ecco, un'esperienza profetica nella Chiesa e della Chiesa, segno di gratuità e di servizio che si faceva nella Chiesa e per ascoltare le persone più povere che non avevano voce, come dicevo prima, e anticipatrice di una forma nuova di servizio che sarebbe stato poi il servizio civile che ormai è attuato da parecchi anni. Una forma di cittadinanza attiva, di giovani donne che non volevano stare alla finestra,
ma volevano partecipare responsabilmente alla costruzione di una società più giusta, più in pace, più giusta e più di cittadinanza attiva. Poi un'espressione di non violenza e di pace, che diventa proprio la caratteristica anche di questo, perché violenza, come dicevo prima, non è soltanto la violenza con le armi o altro, è qualcosa di più e anche di diverso, nel senso che se si emargina una persona, una categoria di persone, un gruppo, è una forma di violenza. Quindi la violenza per ammettere il senso della vita dalla nascita fino al suo compimento, quindi anche nei confronti delle persone anziane che vengono emarginate, eccetera. E poi un'esperienza formativa per ognuna delle persone, perché non è un'esperienza che si conclude con un anno di volontariato, è un'esperienza che fa vivere queste giovani in comunità, quindi dà loro opportunità di confronto, di scambio, anche tra persone di religioni diverse e di modo di pensare completamente diverso. E quindi questo poteva servire come segno per loro di un'esperienza vissuta, ma che attraverso la pedagogia dei fatti rendeva loro partecipi del futuro della loro vita. Per cui molte di loro o si sono dedicate ai servizi sociali, oppure, non so, in campo giuridico per i diritti delle persone, in tutti questi ambiti in cui si esprimeva in qualche modo l'importanza della formazione vissuta. Ora continua ad andare avanti con parecchie realtà. Io non l'ho più seguita da parecchi anni perché abbiamo dato il posto a una persona più giovane che la poteva seguire. Io l'ho seguito all'inizio, un anno, e poi ho lasciato per altri impegni. È andata avanti e credo che in parecchie realtà continua ad andare avanti, anche se in questo momento ci sono problemi molto più gravi collegati col lavoro, con la pandemia, eccetera, però continua ad andare avanti e di questo bisogna veramente render conto a Don Giuseppe, a Don Giovanni, che nella loro vita hanno voluto questa esperienza, hanno dato vita a questa esperienza e anche perché mi hanno dato la fiducia di poterla portare avanti, perché ero io che in fondo dovevo portarla avanti.